La femminilità della Madonna al centro dell'omelia del patriarca Moraglia nel giorno della festa della salute, riscoprire i valori della donna. Veneziani d'acqua e di terraferma in colonna per la festa più cara della città, in 5.000 per pregare la Madonna della Salute. La Zaccariotto parla della corsa alla segreteria della Lega Nord, dopo il voto è obbligatorio sotterrare l'ascia di guerra. La Guardia di Finanza passa al setaccio i laboratori tessili e calzaturieri della Riviera del Brenta, ordinate 2 chiusure e 5 sgomberi. A Jesolo rapina una gioielleria e durante la fuga si schianta in preda agli stupefacenti contro l'auto di un maresciallo dei carabinieri, arrestato. Buonasera, ben ritrovati, questo è TG Venezia Mestre, siamo puntualissimi, tante le notizie da raccontarvi, lo avete sentito nei titoli. Iniziamo con l'omelia del patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia, in occasione della festa della Madonna della Salute. Ha detto: è una società troppo maschilista, bisogna riscoprire i valori della donna. La nostra cultura e la nostra società spesso pensano e agiscono secondo canoni esclusivamente maschili, se non addirittura maschilisti. La femminilità della Madonna al centro della riflessione del patriarca Francesco Moraglia nel giorno della festa della salute. La più grande novità della storia, l'incarnazione, nasce da un gesto che solo una donna può compiere, osserva il religioso, ovvero il diventare madre. Siamo chiamati allora, soprattutto negli attuali contesti postmoderni che nutrono di liquidità e di precarietà, a riscoprire quanto sia essenziale ripartire da una cultura che ponga al centro i valori che la donna sa esprimere meglio degli uomini. Valori come l'accoglienza, la dolcezza e il sostegno che il patriarca vede ben incarnati nella figura di Papa Francesco. Proprio qualche giorno fa il pontefice ha telefonato a una famiglia di Marconi, il cui padre è costretto a lavorare di domenica. Speriamo, si augura Moraglia, che il Papa riesca con la sua forza mediatica dove noi vescovi non ce l'abbiamo fatta, nonostante ci abbiamo provato a lungo e i lavoratori fossero quasi tutti dalla nostra parte, contro chi guarda esclusivamente al profitto economico. Fa parte un po', se volete, per conchiudere il cerchio, di quel maschilismo efficientista che vorrebbe ricavare denaro ovunque, e forse un'accoglienza più femminile della settimana ci farebbe capire che anche una giornata di riposo è una giornata di investimento sulle persone e su quelle che sono la forza più importante del mondo del lavoro, che sono gli uomini e le donne. In 5.000 hanno attraversato il ponte votivo per rendere omaggio alla Madonna. Si chiede la salute fisica, psicologica e magari anche quella economica. 5.000 pellegrini nella sola mattinata per la ricorrenza religiosa più sentita dai veneziani. Da ognuno di loro un cielo acceso e una preghiera alla Madonna. Chiede la grazia per tutta la città il sindaco Giorgio Orsoni, che non nega le difficoltà attraversate da Venezia negli ultimi tempi. Chiediamo che vengano cacciati certi, come dire, spiriti funesti che aleggiano sempre attorno alla città, e che la città possa avere una guida e un indirizzo verso un futuro sereno. Apprezza laicamente la riflessione del patriarca la consigliera Camilla Seibezzi, bandiera dei diritti LGBT. Non direi che siamo una società troppo maschile, puntualizza, ma troppo maschilista e troppo macista. Lo possiamo definire maschile solo se con maschile definiamo l'aggressività. Io preferirei dire che c'è un elemento eccessivo di aggressività nel mondo maschile verso le donne, ma credo che gli uomini possano essere degli uomini migliori, non perché meno maschi, ma perché meno aggressivi. Occasione di riflessione, ma anche momento identitario per i veneziani, felici di ritrovarsi tutti insieme nella festa più caratteristica della città. Siamo venuti a Remi come tutti gli anni, un pellegrinaggio che ormai è in vigore da sempre alla Canottieri Mestre, per cui veniamo qua per, naturalmente, per manifestare anche noi assieme a tutti i veneziani, perché poi siamo tutti più o meno di Venezia. Prima ero romano, sono nato a Roma, adesso sono qui, sono 40 anni. E dal prima volta che sono arrivato qui ho cominciato a frequentarla. Noi siamo le donne in rosa, quindi siamo già state provate dal tumore al seno. Credo che più della salute non ci sia altro da chiedere.
come i veneziani una volta fecero la grazia, chiesero la grazia per la fine della peste, io credo che una cosa particolare è che tutti questi problemi sociali che abbiamo vengano risolti. E che vada tutto bene il mondo, che il mondo si gira un pochettino, e il governo che abbia un poco più cuore, tutto quanto. Specialmente per i giovani, perché è il nostro futuro, speriamo che sia un buon futuro per loro, perché il nostro futuro se deve andare male. Queste sono le richieste dei veneziani, adesso noi voltiamo pagina, parliamo di politica e della corsa alla segreteria della Lega Nord. Interviene la presidente della provincia, Francesca Zaccariotto, che dice l'importante non è chi vince, l'importante è sotterrare dopo l'ascia di guerra e mettere nel dimenticatoio i litigi di questi mesi. Chi preferisce? Mica il voto è segreto, eh? Francesca Zaccariotto non si sbilancia, non vuole dire che nome scriverà sulla scheda per la segreteria della Lega Nord. La presidente della provincia spera che questo sia l'ultimo passaggio di un periodo tribolato per il Carroccio. L'attendavamo, nel senso che ormai sapevamo quella che era la scelta di Maroni, e quindi io mi auguro che questo sia l'ultimo di questi appuntamenti importanti che rivoluzionano un po' quella che è la Lega, per poi lavorare su quelli che sono i problemi della gente, del popolo, che sono questi i punti di forza della Lega e i punti di debolezza del momento. L'imperativo è sotterrare l'ascia di guerra. I litigi e le lotte fratricidi di questi mesi hanno stancato un elettorato che anche nelle ultime politiche ha espresso il proprio dissenso. Secondo lei questa nuova segreteria può contribuire, diciamo così, a sotterrare l'ascia di guerra, questi litigi che abbiamo assistito negli ultimi mesi? Non può, deve. Cioè proprio non c'è altro, deve farlo, perché la gente ha bisogno della Lega, ha bisogno di quelli che erano i punti di forza che la Lega portava avanti, e quindi ha il dovere di superare tutti quelli che sono i conflitti che hanno rallentato i lavori che la Lega invece una volta sapeva ben fare con la sua gente. Il comparto del tessile e del calzaturiero è molto importante per la provincia di Venezia. Il periodo è difficile, poi diventa ancora più complicato se ci si mette la concorrenza sleale. Nelle scorse ore blitz della Guardia di Finanza in alcuni laboratori che possiamo definire tranquillamente clandestini della Riviera del Brenta. Troppi illeciti. Si va dall'evasione fiscale agli abusi edilizi per finire con la totale mancanza di rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Blitz delle fiamme gialle in 20 laboratori tessili e calzaturieri della Riviera del Brenta, passati al setaccio il Miranese e i comuni di Fossò, Vigonovo, Camponogara, Fiesso, Campagna Lupia, Chioggia e Cavarzere. Per due opifici è scattata la chiusura immediata perché è stata riscontrata una presenza di lavoratori in nero superiore al 30% del totale dei dipendenti. In 5 laboratori è stato necessario lo sgombero a causa di gravi carenze urbanistiche e in materia di sicurezza. La maggior parte dei titolari è di nazionalità cinese. I controlli sono partiti dalla scoperta di un modus operandi illecito ormai consolidato da parte di certi imprenditori che sfruttano i propri connazionali, costringendoli a lavorare, in alcuni casi sorvegliati da delle telecamere, in luoghi malsani e pericolosi. Alcuni proprietari hanno intestato il laboratorio a un dipendente, in maniera tale da far ricadere su quest'ultimo le responsabilità amministrative e penali. Per il presidente Luca Zaia, che si è complimentato con i finanzieri, in un momento di crisi come questo è necessario non abbassare la guardia e punire chi lavora in maniera disonesta, falsando le regole della concorrenza e mettendo in difficoltà le nostre aziende. Continuiamo con la cronaca e vi raccontiamo la storia di un rapinatore che è stato arrestato perché dopo aver portato a termine il colpo in una gioielleria di Jesolo, si è schiantato con la propria auto contro quella di un maresciallo dei carabinieri. Rapina la gioielleria Burato a Jesolo e poi nella fuga sotto l'effetto di stupefacenti si schianta contro l'auto di un maresciallo dei carabinieri. In pratica questa persona ha preso una rotatoria in contromano ed è andata praticamente a collidere contro l'autovettura del maresciallo, che era libero dal servizio e che appunto ha riportato anche dei traumi, per fortuna lievi. Mauro Darè, 42enne, san donatese, è finito in cella. Un arresto rocambolesco. Domenica il protagonista di questa vicenda è entrato nella gioielleria che si trova
trova al primo piano del centro commerciale Laguna e grazie a una pistola finta si è portato via alcuni bracciali. Si fa vedere alcuni bracciali e poi a un certo punto, mostrando la pistola, però estraendola per, non per il calcio ma per il cane, mostrandola semplicemente senza puntarla alla commessa, dice: questi li prendo io, afferra 5 bracciali ed esce. Allontanandosi dopo il colpo è finito contro l'auto del carabiniere. Nella macchina del 42enne è stata ritrovata la pistola finta e alcune bustine di cocaina. Le successive indagini della polizia in alcuni compro-oro della zona, che hanno raccontato come il rapinatore avesse tentato di vendere i gioielli, hanno tolto qualsiasi dubbio. Incrociando le informazioni è stato facile dare un volto e un nome al malvivente. Senza fissa dimora è stato arrestato mentre giocava ai videopoker in un bar. Entriamo in studio per dirvi che nelle strade veneziane si muore di meno, almeno questo dicono i dati dello studio dell'ACI. Nel 2012 gli incidenti mortali sono stati 55 contro i 60 del 2011 e i 69 nel 2010. Venezia, il comune con più tragedie, Fossalta invece quello meno toccato, vuol dire che si sta facendo un lavoro importante per quanto riguarda la sicurezza. Adesso altre notizie di cronaca dalla provincia. Fossò. Terrore per due clienti della filiale della Cassa di Risparmio di Venezia. Questa mattina verso le 11, tre persone a volto coperto sono entrate nella banca. Hanno minacciato le cassiere con un taglierino, hanno intimato loro di consegnargli i soldi che avevano, ma le dipendenti avevano già bloccato le casse. A quel punto, vista la malparata, i malviventi hanno puntato la lama contro i clienti presenti. Minacciandoli, li hanno costretti a dargli poche centinaia di euro che avevano in tasca. A quel punto se ne sono andati facendo perdere le loro tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri. Martellago scopre un ladro in giardino, ne spuntano fuori altri due e come risposta riceve una legnata alla testa. Poi i banditi scappano, non senza averlo minacciato, e la vittima è costretta a chiamare le forze dell'ordine e andare all'ospedale per farsi medicare. I malviventi sono tornati in azione ad Olmo. L'episodio è avvenuto martedì attorno alle 20:30, quando un pensionato di 63 anni è uscito in giardino per recuperare alcuni attrezzi che custodiva in un magazzino. L'aggressione si è consumata in pochi secondi. Venezia. Un listello di marmo sporgente, una caduta violenta sui Masegni e una conseguente invalidità permanente dell'8%. L'anziano protagonista di questa vicenda, avvenuta nel 2007, in questi giorni si è visto dar ragione dai giudici. L'amministrazione ora dovrà risarcirlo di oltre 21.000 euro. Il giudice ha infatti stabilito che il vero responsabile dei danni riportati dall'allora 68enne in corte della Grana è Caffarsetti, che aveva commissionato i lavori di restauro della pavimentazione. Quarto d'Altino, settimo colpo in poche settimane all'edicola di Via Roma. Ora i proprietari faticano a dormire la notte. I malviventi sono entrati in azione alle 3, come testimonia il messaggio automatico proveniente dal sistema d'allarme che ha svegliato i proprietari dell'edicola. I ladri sono entrati scassinando la serratura della porta con qualche tipo di prodotto chimico, poi sono spariti in pochi minuti, portandosi via alcuni gratta e vinci, qualche moneta e delle schede e telefoniche internazionali. Abbiamo ancora fresche nella mente le immagini terribili che ci sono arrivate dalla Sardegna. C'è un'allerta meteo anche per quanto riguarda il Veneto, durerà più o meno fino all'ora di pranzo di domani. Sono previste precipitazioni anche intense di carattere temporalesco. Adesso parliamo della solidarietà di Rete Veneta che continua, vediamo a chi siamo andati a dare una mano. Cari amici vicini e anche lontani, oggi siamo a Enego, provincia di Vicenza. Ciao! Ciao Marina, ciao! Tu arrivi dalla Francia? Sì. Quando sei arrivata qua non avevi niente e non hai ancora niente? No, niente. Perciò tutte le cose che i telespettatori hanno portato per voi sono veramente importanti e utili. Sì, tantissimo. Allora, la storia è che ho sposato 3 dei miei figli. Sono arrivata qui, avevo una bambina che era anoressica. A 12 anni fava 22 kg. Bisognava dar via dove che ero, perché mia figlia non dava niente bene. Ho detto riparto sul mio paese, ho ripreso la nazionalità italiana e sono ritornata qui dove che sono nata, per ricominciare tutto a zero. È difficile, la mia età è difficile.
però per la salute di mia figlia e la mia siamo ritornati qui. Tu hai i genitori? Sì, però sono molto vecchi e non hanno una piccola pensione, non posso domandargli niente. Allora io non capisco se bisogna restare così e aspettare di morire e anche mia figlia. Non voglio morire, non voglio che mia figlia arrivi ancora a disastri. Come mai non mangiavi più? C'era una cosa più forte di te? Sicuramente. Non riuscivi a mangiare? Niente. Mary, cioè era una sensazione, una rabbia, un qualcosa verso qualcuno che non ti faceva fare questo? Sicuramente sì. Sicuramente, ho indovinato, vedi che la Mirella sa come vanno le cose. Questa è la vostra benzina, anche questa settimana, l'assegno che aiuterà Marina e Vanessa. Eccolo qua, eccolo. Giorni difficili quelli appena trascorsi per quanto riguarda l'acqua alta, vediamo i livelli di marea per domani. Allora, picco massimo previsto per mezzogiorno di domani, arriveremo a 100 centimetri. Questa sera torna Focus con il nostro direttore Luigi Baccialli. In studio ci saranno i veneti schiacciati dalla crisi, tante storie di persone che non ce la fanno più. È tutto, questa edizione di Venezia TG, Venezia Mestre, termina qui. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, vi auguro una buona serata e ci vediamo presto.